Radio Doppio Zero. Radio Doppio Zero. Suona ciò che ami, più suona e più la ami. Ok, allora noi ti abbiamo eletto il personaggio più simpatico. Ci sei simpatico? Sì, proprio da ieri ti abbiamo visto e abbiamo detto no, dobbiamo intervistare. Chi sei? Io sono Lorenzo Pezzotti e lavoro per Radio Eventi, la radio degli eventi di Milano. Come è nato questo personaggio anche così? Tanti anni fa in discoteca, è nato per caso, è nato a Miami, una serata lavoravo per una piccolissima radio che mi ha mandato al Miami Music Festival. Lì a una festa c'era RuPaul con altra gente, miei amici italiani che lavoravano già in discoteca, mi hanno chiamato sul palco, mi hanno sporcato di brillantini e così è iniziata. Beh, è fantastico, sì, questo è un look che potremmo adottare anche per tutti i giorni. Grazie, questo pazzesco, sì, certo. Però il brillantino devo dire è bello, però aiuta. Senti, invece anche quest'abito è fantastico. Questo è di un mio amico che lavora per Moschino, però l'abito l'ha fatto un mio amico. Allora, tu perché radio lavori, com'è il tuo personaggio? Raccontaci tutto. Allora, Radio Eventi, ho iniziato a fare lo speaker per caso perché Radio Eventi si occupa degli eventi di Milano e si è pensato di proprio entrare negli eventi. Io lavoro per le serate milanesi da parecchi anni, da una quindicina d'anni, e quindi abbiamo iniziato così. Poi dalla discoteca siamo passati ai locali e la cosa più interessante è stata anche a tutti gli eventi culturali, tipo mostre, spettacoli di tutti altro genere, non solo discoteca. Anche se io sto più, anche per il look, sulla parte notturna, ecco, diciamo così. Siamo ludico, ludico. Ludico di divertimento, anche se faccio un programma. Il mio programma di punta, diciamo, è Aperi Live Show, che va in onda dalle 19 alle 20, è proprio l'aperitivo milanese, dove si chiacchiera un po' di tutto degli eventi per prepararsi alla serata, appunto. Senti, secondo te c'è differenza tra le radio, quelle ex radio libere, radio web milanesi e romane? Credo di sì, c'è sempre stata ed è un po' la differenza tra Milano e Roma. E anche nelle serate. Roma e perlomeno le radio locali e le radio libere sono molto legate al territorio. Per esempio c'è una famosissima radio che spesso ascolto che è legata a una squadra di calcio, è molto divertente, a una squadra di calcio romana. A Milano queste non esistono, ci sono ma sono molto piccole e poco seguite se non proprio dai tifosi. E la stessa cosa è per le radio romane. Anche le radio nazionali, ma che hanno sede a Roma, hanno un'attenzione diversa al territorio appunto romano, alle istituzioni, alla capitale. Quelle milanesi sono un po' più fredde e un po' lanciate su tutto il resto. Più modaiole, dai. Sì, un po' più modaiole, si danno un'aria internazionale, anche se non lo sono, però ci proviamo, ecco, no, diciamo. No, sicuramente Radio Eventi è molto internazionale. Senti, la tua passione per la radio è nata per caso appunto a Miami o già era un mezzo che ti piaceva? È un mezzo che mi è sempre piaciuto e quando ero giovane, avevo 16-17 anni, è stata... Ma ne hai 18 adesso? No, ne ho 43 per l'esattezza, quindi... È da tanti anni e ho iniziato in una radio piccolissima locale e mi è piaciuto così essere dietro al microfono e mi piaceva molto il fatto di poter non essere visto. Ormai invece in radio con le dirette Facebook, con le web TV, ormai la radio è anche vista, anche voi siamo in radio ma ci vedono anche. E quindi una volta invece era proprio, non c'era un volto dietro a una voce, questa cosa mi piaceva molto, poi si è sviluppata, è andata. Non ti piace questa cosa dello streaming e pensi che sia un po' il futuro della radio o pensi che la snatura un po' la radio? Allora, naturalmente la snatura, però è il futuro, perché ormai la radio sarà assolutamente una miscelanza di tutto, anche il pubblico sarà molto più interattivo, vorrà proprio entrare in radio, esserci, anche adesso con i messaggini, con anche le dirette in Facebook e via dicendo, gli ascoltatori entrano immediatamente e secondo me più andremo avanti più questo ci sarà. Visto che hai queste antenne, sicuramente queste sono un po' anche antenne, no? Secondo te qual è il futuro proprio della radio? Guarda,
proprio in un... Prevedi. Ecco, in un futuro credo che addirittura saranno proprio delle connessioni mentali. Ognuno di noi sarà connesso mentalmente o con dei microchip sotto pelle o proprio con le onde del cervello, diciamo, ci passeremo le informazioni, la musica, le immagini, tutto quello che ci interessa, senza dei supporti reali. Beh, in generale secondo te questo aiuta i rapporti con le persone? Per esempio stare in radio, tu credo che sicuramente la tua personalità era già estroversa, aiuta a stare in radio oppure entrare in una radio aiuta ad aprirsi agli altri? O... Ho conosciuto delle persone che in radio... adesso non faccio nomi perché sennò mi uccidono, perché sono abbastanza famosa, che io pensavo fossero persone nella vita privata molto estroverse perché in radio le sentivo dei petardi, in realtà nella vita sono molto molto timide, quindi la radio aiuta. Facciamo un esempio che tutti lo sanno, Paolo Bonolis era balbuzzente, proprio nel parlare in televisione ha superato questa cosa, per cui i mezzi di comunicazione, radio, televisione e tutto il resto aiutano anche a far uscire una parte che magari il tuo carattere tiene chiuso, tiene soffocato. Beh, questa è una cosa che accade a moltissimi attori. Tu anche hai, diciamo, esperienze anche teatrali? Poco. Però... Ci ho provato, è molto bella la cosa, ma siccome... io non amo molto ripetere. La ripetizione. Esatto, il teatro. Ho anche fatto delle piccole comparse cinematografiche, ma il cinema è ancora peggio. È ancora peggio. Perché è una ripetizione continua. Per cui amo molto la radio, soprattutto la radio in diretta, senza troppe cose scritte, oppure la televisione, anche quella. La diretta ho registrato in diretta, che vai, non ripeti, non amo riascoltarmi né rivedermi. Anche io, quindi abbiamo una cosa in comune, che segno sei? Toro, ascendente cancro. Fantastico, con questo look è soltanto lunare, potevi essere solo ascendente cancro. Allora, grazie tantissimo, grazie e guarda, voglio imparare a fare la maschera come te, perché sono fantastico. È stato un piacere, sei pazzesca così. Radio 00, suona ciò che ami, più suona e più la ami.